Un saluto e bentrovati a questo appuntamento dedicato al primo forum per lo sviluppo sostenibile, iniziativa organizzata dalla Regione Lombardia che si terrà online dal 19 al 21 novembre. Ne parliamo con alcuni ospiti, tra cui Fabrizio Piccarolo, direttore di FLA, che è già collegato con noi. Gli chiediamo il coinvolgimento di FLA in questo evento. Grazie, buongiorno a tutti. Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile è un evento rilevante nel percorso che la Regione Lombardia sta facendo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dal 2030 al 2050. Fondazione Lombardia partecipa a questo percorso, a queste politiche per lo sviluppo sostenibile in Regione e collabora alla realizzazione del Forum. Collabora in particolare nella realizzazione di due eventi. Il primo è un workshop dedicato al tema dell'educazione ambientale che si terrà venerdì pomeriggio, il 20 novembre, e nel quale vogliamo dare voce e ascoltare tutte le testimonianze principali che in Regione Lombardia si occupano di educazione ambientale. Quindi inviteremo soggetti dal settore privato, quindi imprese, aziende, dal settore sociale, quindi associazioni, soggetti del terzo settore e le istituzioni, quindi istituzioni pubbliche, scuole e sistema scolastico. Lo scopo è quello di raccontare appunto il punto della situazione, i progetti che si stanno svolgendo su il territorio di Regione Lombardia, dando un contributo per delineare un programma regionali di educazione ambientale. Il secondo evento si terrà sabato mattina, è un evento che prende spunto dai 5 anni di pubblicazione dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. Anche qui abbiamo invitato soggetti autorevoli di tutti i settori, dalla ricerca alle imprese, alla cultura, alle istituzioni, proprio per raccontarci come un'azione fondata sull'etica, fondata sui principi etici, fondata in particolare sul tentativo di ricomporre quell'alleanza, quell'armonia tra uomo e ambiente, a partire appunto da, come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si', sia la base poi di tutte le azioni e le politiche per raggiungere gli obiettivi del sviluppo sostenibile. Ringraziamo il direttore Piccarolo e introduciamo il nostro nuovo ospite, l'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, a cui diamo il benvenuto e a cui chiediamo perché è importante parlare di sviluppo sostenibile. Buongiorno, grazie. È importante perché lo sviluppo sostenibile è il futuro che riguarderà ciascuno di noi ed è un futuro prossimo. Lo sviluppo sostenibile è l'unico modello di sviluppo che sarà possibile per il secolo che stiamo vivendo e lo dobbiamo costruire nei prossimi 3 decenni. Quelli che le Nazioni Unite e la Commissione europea ci hanno indicato come l'orizzonte per la completa decarbonizzazione dell'economia, per un'energia tutta da fonti rinnovabili e per un abbattimento drastico delle emissioni climalteranti per contrastare il cambiamento climatico. Ecco, questo grande percorso di cambiamento che porta con sé l'economia circolare e tante altre cose non potrà non vedere la Lombardia protagonista. La Lombardia, che è stata una regione eccellente nel modello di sviluppo tradizionale, deve esserlo anche nella nuova frontiera dello sviluppo sostenibile. Per questo dedicheremo 3 giorni di riflessione nel primo forum per lo sviluppo sostenibile che si terrà il 19, 20 e 21 di novembre. Una prima giornata che parlerà delle sfide per le istituzioni, per una ripresa durevole e non è un caso che questa riflessione sia collocata in mezzo alla crisi da pandemia coronavirus, perché anche il Covid ci sfida a un modello di sviluppo diverso. Una seconda giornata quindi dedicata a come possiamo lavorare per la sostenibilità, ascoltando esperienze di coloro che hanno sottoscritto il protocollo che la Regione ha voluto per lo sviluppo sostenibile e si stanno impegnando con azioni dirette per implementare lo sviluppo sostenibile. Sono imprese, associazioni di categoria, mondo del lavoro. E infine una terza giornata in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente dedicata al tema dell'etica della sostenibilità, perché come ci ricorda Papa Francesco,
Non c'è ecologia senza un'adeguata antropologia, cioè tradotto, non ci sarà la possibilità di costruire un modello di sviluppo sostenibile senza una visione anche etica dello sviluppo, senza una posizione della persona che rimette a tema la relazione con l'ambiente insieme alla relazione con gli altri. Bene, allora ringraziamo l'assessore Raffaele Cattaneo e passiamo al nostro nuovo ospite, il presidente di ANCE Lombardia Luca Guffanti. Benvenuto, a lei chiediamo qual è l'importanza dello sviluppo sostenibile e quali sono le azioni che sta mettendo in campo ANCE Lombardia. Grazie e buongiorno a tutti. Lo sviluppo sostenibile è senz'altro una sfida oggi non più rinviabile quanto essenziale, certo non di facile gestione in un settore come il nostro che è popolato prevalentemente da piccole e medie imprese. Al contempo però molto dipende lo sviluppo sostenibile dal nostro settore, perché cito alcuni esempi: l'efficienza energetica degli edifici, dove per l'Unione Europea al 2050 si è posto l'obiettivo di avere un patrimonio immobiliare decarbonizzato, le rigenerazioni urbane, dove anche qui si ha un impatto sull'ambiente grazie alle bonifiche delle aree industriali dismesse, piuttosto che il riciclo dei materiali di scarto e rifiuti da demolizione e costruzione, che costituiscono ben il 50% del totale dei rifiuti complessivi del nostro, prodotti nel nostro paese. Quindi da qui si evince che il nostro settore è fortemente coinvolto nel buon esito dello sviluppo sostenibile. Cosa può fare ANCE? ANCE Lombardia può informare, formare e sensibilizzare sia le nostre imprese di costruzioni, ma anche tramite le nostre associazioni territoriali, le amministrazioni locali, perché affinché perseguano buone logiche di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale, ad esempio utilizzando e applicando i cosiddetti cambi edilizio, ovvero i criteri di ambientali minimi. L'occasione del prossimo forum potrà essere una buona occasione per ribadire questi concetti e, visto che mi ha preceduto nell'intervista l'assessore Cattaneo, colgo l'occasione per fargli un plauso per l'energia, la determinazione ma anche il pragmatismo con cui tiene alta l'asticella sullo sviluppo sostenibile della nostra regione. Bene, io ringrazio allora il presidente Guffanti e non mi resta altro che ricordarvi l'appuntamento per il primo forum per lo sviluppo sostenibile dal 19 al 21 novembre. Sarà visibile in streaming sul sito www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum. Grazie per l'attenzione e alla prossima.